Hello Peoples. Finalmente è uscito un po' d'inverno. Fa fresco. Andiamo. Ci saranno una decina di gradi. Allora, argomento di questa mattina veloce, perché ho un po' di cose da fare. Comunicazione internazionale. Zani si è sentito con suo figlio, Boico, con quello più acculturato, quello che ha le carte, che ha queste lauree, queste documentazioni, insomma, che ha studiato là per il nucleare, e dice che ha parlato con la dottoressa e gli hanno detto che Zani ha avuto una intossicazione da narcotici, cioè che è stata intossicata con dei narcotici. Quindi la teoria che dico io si conferma, anche se a me non risulta, a me nessuno mi ha detto niente, però dice che sembra che è stata, la stanno curando anche per narcotici, insomma è stata narcotizzata. Quindi qualcuno, io non ho narcotici, non ne avevo neanche prima. Avevo i miei semini, la mia cannabis da seme, neanche comprata per strada, non forte, un anno fa, quindi il THC leggero, comunque non era. Comunque non avevo narcotici che possono ridurre una persona così, l'hanno detto anche i carabinieri. Ora completamente, perché non uso il THC da un anno, purtroppo, perché ogni tanto mi faceva piacere, insomma, una cosa in piccole dosi equilibrate, THC e CBD, siccome non, come una birretta, un bicchiere di vino. E questo è il primo punto. Secondo punto, gli ho detto dei pacchi, magari questi qua intanto li spediamo. Sali, esci da lì, Tofi, esci, vieni. Secondo punto, dei pacchi. Gli ho detto di parlare chiaro a suo figlio, dico Zani, gli ho detto a Zani di chiederli, anche se Zani dice no, ma loro li vogliono. A me mi hanno detto, suo figlio mi ha detto che non vogliono, tramite questa Marina, che non li vogliono sti pacchi, non ci fanno niente, perché lui ha soldi, è laureato, diciamo, per quello che lì in Bulgaria, nella sua cosa, ha una documentazione, laureato, stipendiato, prende bene, non se ne fa niente. Poi vai a capire se la laurea vale, che tipo di laurea è, non me ne frega niente. Lì è una cosa che gli fa guadagnare bene, quindi prendendo 2000 euro al mese in Bulgaria non ha bisogno di cose di seconda mano. Però non glielo riesce a dire, insomma, chiaramente. Secondo punto. Terzo punto, io gli ho detto che l'aiuterò a fare queste cose, visto che finalmente dopo un anno sono uscite la documentazione di quello, se no non sarebbe risultato niente, né del che Zani andava per strada fuori di testa, né che gli avevano dato un colpo alla gamba perché lei aveva cercato di recuperare i soldi regalati a della gente che ha conosciuto per strada. Quindi non sarebbe uscito neanche il fatto della che è stata ricoverata, quindi non sarebbe uscito niente, più i lavori in nero dove andava a lavorare da diverse, svariatissime persone, ed eventuali, perché
E il terzo punto, gli ho detto lì in primavera, quando è possibile, quando io penso che sia possibile, andiamo a prendere il documento tuo, così in estate puoi andare in Bulgaria, prima dell'estate, insomma, quando il tempo è un po' meglio. Però lei mi ha detto che lei vorrebbe andare a Londra, quindi terzo punto, da capire se a Londra, ancora lei è convinta che a Londra questa sua cugina ha acquistato un appartamento, quando io so che invece è un appartamento in affitto e non ci sono tutti questi soldi, questa credenzialità, quindi farebbe una brutta fine. Anche a Londra a farsi una vacanza, sì, ma non per andare lì in un posto dove hanno appartamenti, perché non hanno questi appartamenti, per quello che so io, non hanno comprato nessun appartamento a Londra, ma è in affitto. E quindi questi sono i tre punti fondamentali. Ricapitolando, cosa ha assunto Zani negli anni precedenti per stare così? Quindi narcotici, dicono. In Bulgaria, dice la dottoressa, gli ha detto al figlio narcotici. Non so quando l'ha sentita e come l'ha sentita. Secondo punto, i pacchi, se li vuole o non li vuole questo suo figlio benestante. Terzo punto, documentazione, viaggi e aiuto, che io dovrei fare i documenti e le cose e i pacchi, e sapere qual è la verità se lei doveva essere ospitata a Londra per lavorare, per fare in un appartamento di proprietà oppure pagano l'affitto in un appartamento, non hanno proprietà. Insomma, la verità sullo stato di salute di Zani, com'è che è ridotta così, è stata ridotta così, ora si sta riprendendo. La verità sui pacchi, li vogliono o non li vogliono, e la verità se sono ricchi o non sono ricchi e quindi hanno proprietà o non hanno proprietà, e documentazioni, lauree, diplomi, soldi e proprietà. Magari queste cose vengono dette per sentirsi un po' meglio, per magari li volevano acquistare, li volevano. Andiamo, andiamo, Tofi. Queste cose sono importanti, queste documentazioni, questa verità, questa chiarezza su queste cose è importante perché così uno sa dove deve mettere i piedi. Andiamo, Tofi di qua. Andiamo, Fina! Vabbè, 11 minuti, freddo, fredduccio, le mani ce l'ho belle ghiacciate, frescacello, frescacello, però con questo, c'ho questo sopra, questo plasticone qua, e poi sotto c'ho questo. Il doppio giubbino, l'ho smanicato da equitazione, quindi non ne sento, abbastanza coibentato. Andiamo? Logicamente ci saranno delle indagini da parte dei carabinieri, che sono gli ultimi a essere arrivati. Siccome gli ultimi saranno i primi, dove stanno andando? I primi saranno gli ultimi, ora sto. Questa è la situazione, bisogna vedere le verità su queste cose in maniera. Ecco, queste sono delle cose che
di nascosto somministrare dei narcotici. Somministrare dei narcotici di nascosto in dei lavori in nero, quindi con persone nascoste. Non essere chiari su queste cose qua, quindi non c'è tracciabilità, non c'è chiarezza, non c'è verità. Quindi uno stato di alterazione, di confusione. In più confusione sui pacchi, su se si vogliono, se li vogliono, non li vogliono. Vieni qua, Tofì, scendi! Scendi, dai! E confusione anche sulle qualifiche, se hai soldi, se hai appartamenti. Insomma, tutte queste confusioni, questo stato alterati e modificati di coscienza, ritorniamo un'altra volta lì, possono portare delle turbe. Ehi, levatevi da lì, che ci sono le spine, cali, Tofì! Tofina! Esci da lì, dai! Tofì! Cali, levati, cali! Ehi, tu non capisci mai, esci da lì, esci, esci, con te ce l'ho, cali! Esci? Non capisci mai dove si gioca e dove non si gioca. Cammina. Andiamo? Di qua. Opla. Hello, peoples.